Buongiorno, buongiorno, come va? Oggi vedremo uno degli argomenti che dal mio punto di vista è la base di tutte le cose, è la base della quotidianità, è la base dell'essere proattivi ed è la base dell'essere felici, del raggiungere la miglior versione di te stesso. E sto parlando delle abitudini, delle buone abitudini, di come prendere una cattiva abitudine e trasformarla in una buona abitudine. Questo è il sesto capitolo di Voyami, Spunti di Benessere e oggi vedremo come imparare nuove abitudini in viaggio, prenderle e portarle alla vita di tutti i giorni. Sei pronto? Cominciamo! Ciao, sono Anna Laura Ramirez, la pianificatrice delle tue vacanze di benessere, tu wellness travel planner, e questo è il blog Voyami, Spunti di Benessere. Un'abitudine è una cosa che facciamo in automatico ed è formata da tre fasi. La fase numero uno è chiamata sparatore, che porta a una condotta, che è la fase numero due, per poi averne una ricompensa, che è la fase numero tre. Pensa te che per cambiare un'abitudine da cattiva a buona è necessario soltanto cambiare la fase due. Lo sparatore e la ricompensa sono identiche, dobbiamo soltanto cambiare la fase due. Ok, adesso ti do per esempio un piccolo esempio di questa cosa. Il fare esercizio fisico. Lo sparatore in questo caso è la voglia di farlo oppure la condotta o la forza di volontà che ti sei implementato in testa, che ti porterà alla condotta, che è il lapso di tempo che tu impieghi in fare attività fisica per poi averne la ricompensa. E la ricompensa in questo caso, che è la cosa più bella, nel caso dello sport sono tantissime, la liberazione di ormoni come endorfine, dopamina e serotonina, oppure vedere il tuo corpo più tonico, liberarti delle tossine o anche vedere come si modifica tutto il tuo fisico in generale. E questo è un esempio di una buona abitudine. Ora ti faccio capire un pochettino come si potrebbe cambiare un'abitudine da cattiva a buona. Nel caso del fumo. Chi fuma, per esempio, ha lo sparatore che è un accumulo di tensione che porta alla condotta del fumare per poi avere la ricompensa del rilassamento. Qua possiamo provare a fare una semplice cosa che sarebbe quella di riempire il lapso di tempo che normalmente utilizzi per fumare con un'altra attività che ti porti sempre alla ricompensa del rilassamento. Per esempio, sei con un accumulo di tensione impressionante. Vuoi una sigaretta? Invece di accendere la sigaretta, in quei 5 minuti vai e ti fai una bella camminata oppure fai una mini sessione di stiramenti o stretching e poi alla fine avrai sempre la ricompensa che sarà il rilassamento. Ovviamente tutto questo con una giusta dose di forza di volontà, però funziona, te lo posso assicurare. Le buone abitudini non sono soltanto quelle delle azioni fisiche che seguiamo durante la giornata, come mangiare certi alimenti in certi orari oppure lavarci i denti, ma ci sono anche le abitudini delle reazioni mentali e questo è importantissimo. Per esempio, l'azione di reagire positivo o negativamente a un'avversità o qualcosa che è andato storto, oppure l'abitudine di iniziare la giornata con un atteggiamento ottimista piuttosto che pessimista, a prescindere dalle condizioni del meteo o di come tu abbia dormito. Significa che sei proattivo e non solo reattivo, ovvero non aspetti che ci sia una buona giornata per svegliarti con un sorriso, ma tu ti svegli con un sorriso a prescindere. Ed in questo caso sei già padrone del tuo tempo, della tua giornata, della tua vita. Nei vari studi che sono stati fatti per quanto riguarda le tempistiche che ci vogliono per implementare un'abitudine, è venuto fuori che normalmente ci vogliono dalle 3 settimane ai 66 giorni, a seconda dell'abitudine. Per esempio, l'abitudine di bere l'acqua, che è una che richiedono meno tempo. In 5 giorni riesci già a capire un pochettino che cosa sta succedendo, sempre ascoltando la ricompensa che tu stai ricevendo. Devi ascoltare il feedback che ti sta dando il tuo corpo. Per esempio, in questo caso, la sensazione di idratazione. A volte ti svegli ancora stanco e tu credi che una tazza di caffè sia la prima cosa di cui tu abbia bisogno, ma la maggior parte delle volte questa sensazione non è perché tu non abbia dormito bene o abbastanza, ma semplicemente perché sei un pochino disidratato a causa del lavoro di ripristino che ha fatto il tuo corpo durante il sonno. Basterebbe in questo caso soltanto un bicchiere d'acqua per darti il tono necessario per svegliarti bene. Se tu cominci a implementare questa abitudine,
Vedrai che in 5 giorni avrai già un feedback diverso, starai già meglio. E la cosa bella delle buone abitudini è che veramente ti migliorano la vita, funzionano, ma poi le giornate passano freneticamente e ti inducono alla reattività, facendoti dimenticare della proattività. E perché implementare delle buone abitudini? Allora, normalmente implementiamo delle buone abitudini per raggiungere un obiettivo. Qui dobbiamo stare un pochino attenti perché spesso e volentieri gli obiettivi che ci poniamo sono molto molto grandi. Un esempio, perdere 20 kg in 6 mesi e tu cominci a essere a dieta e non vedi i risultati perché 20 kg sono tanti, ma il segreto qua è quello di scomporre in piccoli periodi. 20 kg in 6 mesi corrisponde a 3,300 grammi al mese. Corrisponderebbero anche a 800 grammi a settimana, che già vedendoli così non è pesante perché 800 grammi a settimana è una cifra decente. Per raggiungere questo obiettivo degli 800 grammi a settimana, bisognerebbe implementare l'abitudine di bere più acqua, di mangiare meno, di fare certa attività fisica, ovviamente seguiti sia da nutrizionisti che da personal trainer. E tutto quanto piano piano, perché la prima settimana sarà pesante, la seconda settimana sarà pesante, ma già dalla terza settimana tutto sarà molto più equilibrato e formerà, come dicevo prima, parte della tua vita. E lì te la porti avanti per sempre. Non vuol dire che devi stare sempre a dieta, però una volta raggiunto l'obiettivo avrai quella ricompensa che il tuo corpo è più tonico, più bello, tu sei più sana, sei più carica e tutto il resto e di conseguenza tutto sembrerà molto più semplice. Non lasciarti indurre dalla reattività. Tu sei proattivo ed è molto semplice. Un pizzico di forza di volontà tutti i giorni e ogni 3 settimane implementare un nuovo obiettivo e una nuova buona abitudine. E con questo sei già un passo in avanti. Ora ti voglio parlare di 2 abitudini che ti occuperanno dai 3 minuti ai 5 minuti massimo al giorno e che dal mio punto di vista sono quelli che hanno una chance in più perché, per i benefici che ti danno indietro, per il feedback che ricevi. La prima è quella del ringraziamento, che lì per lì sembra niente, però quando cominci a implementarla è una delle più difficili ed è una che ti porta più vantaggi. Il ringraziamento. Pensiamoci soltanto al fatto di perché la vita ci dovrebbe dare di più se noi non ringraziamo già per quello che abbiamo. E già con questo siamo un passo in avanti. Se siamo consapevoli di questa cosa, tutti i giorni ci saranno sempre minimo 3 cose dalle quali tu devi ringraziare. Meglio se ti poni un orario specifico o prima di andare a letto o subito al mattino appena sveglio e cominci a ripassare, a fare una mappatura mentale di che cosa è successo nell'arco della giornata e 3 cose da ringraziare all'universo o dipende dalla religione che tu abbia o dalla fede che tu abbia, ringraziamo 3 cose e io ti assicuro che nell'arco di 2 settimane la visione che hai del mondo, la visione che hai delle opportunità sarà molto più ampia e incomincerai a vedere opportunità e segnali dappertutto e questo te lo posso garantire. L'altra abitudine della quale io ti posso dire che è una delle più belle anche è quella della visualizzazione. Sognare ad occhi aperti, in poche parole. Tutte le mattine o all'ora che tu vuoi, dedica quei 2 minuti per visualizzare te stesso in un progetto che ti fa star bene o quando hai finito di lavorare o quando hai finito il tuo allenamento e hai corso 1 chilometro in più o quando sei riuscita a finire la giornata con un'alimentazione sana piuttosto che no e senti già la ricompensa, senti già di come stai bene e questo ti aiuterà, è come se fosse il 50% di quello che farai nella giornata. Quindi se tu ti visualizzi al mattino con la tua giornata, diciamo così, perfetta, al 50% sarà così. E se lo fai tutti i giorni diventerà un'abitudine. E se diventa un'abitudine starai già bene, per forza. Perché il benessere è soltanto un'abitudine, un insieme di abitudini. Per implementare una buona abitudine ci vuole tanta forza di volontà. Ma pensa che ci vogliono solo 3 settimane di forza di volontà e con quelle ti porterai questa buona abitudine per il resto della tua vita. E quindi se ogni buona abitudine ti regalerà
punteggio in più, quella briciola in più di star bene, di benessere o di salute o di prevenzione alla salute, perché non farlo? È semplicissimo. Bisogna soltanto ascoltare te ed informarti delle cose che ti fanno bene. Piano piano implementare una cosa alla volta. E ora ti dirò il perché potrebbe essere molto molto efficace implementare una buona abitudine nelle tue vacanze. Normalmente nella vita di tutti i giorni non abbiamo tempo, oppure è molto difficile implementare un'abitudine perché ci vuole forza di volontà. Nelle vacanze normalmente siamo felici a prescindere e di conseguenza sarà molto meno faticoso avere la forza di volontà necessaria per implementare una buona abitudine. Avremo anche il tempo per farlo. Quindi io ti consiglio veramente di apprendere in questi 5 giorni, in questa settimana, in queste 2 settimane di vacanze, una buona abitudine, ascoltare bene il feedback che ti sta dando il tuo corpo e portartela di ritorno alla quotidianità. Tenere sempre in considerazione che è sempre per regalarti una miglior versione di te, per regalarti salute, per regalarti un corpo più bello, per regalarti un corpo migliore e una vita sana, bella e felice. Io per ora ti ringrazio tantissimo di essere stato con me anche oggi, di vedere il video, di condividerlo, di ascoltare. Ogni volta siamo di più e io sono felicissima di questa cosa. Come sempre, ti auguro una fantastica settimana, una giornata piena di pensieri positivi, tantissime buone intenzioni per implementare le buone abitudini, ma soprattutto tantissimo e tantissimo benessere. Tu, Wellness Travel Planner, che è sempre qui e ti vuole dare i migliori consigli per star bene, ti augura il meglio. Grazie e buona giornata!